Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 5 della nostra partita con Gorka. Stiamo facendo un claim qui e fra poco saremo in grado di annettere questo, quindi di formare il Nepal. Dobbiamo prepararci ad attaccare questo di sicuro. Quindi vediamo di portarci già in quella zona. They hold promises. Ah, ok, ci è arrivato il casus belli, figo. Ok. E gli facciamo pure il secondo. Tanto qua miglioriamo le relazioni con Upistolo, poi Tirut 07, quindi chi se ne frega. Qua facciamo l'altro claim adesso. Yes sir. Qua funziona tutto come deve, perfetto. Qua spostiamo questo di qua. Quindi prima di fare la tech, cioè la tech, l'istituzione, ho pensato a potenziare le truppe. Perché tanto non abbiamo i punti per fare la tech ora, quindi preferisco fare prima le truppe. Questo non mi serve più. Ok. Ti odi con Jampur. Jampur, tu hai troppi nemici. C'è Bamanis, Bengal, Malva, Melv. Tutti odiano Jaunpur, cioè ci siamo alleati con la persona più sbagliata del mondo. Vabbè, la difenderemo solo se necessario, quindi non la difenderemo. Perfetto, allora dammi l'altro cavallo. Fantastico. Tu sei annettibile da adesso. Top. Fantastica, mi sembra che fra un po' saremo in grado di prendere i punti. Novembre e la tregua con te invece tu sei in guerra ora. Gennaio 45. Allora inizio subito a far questo. Così posso attaccarti. Poi, stabilità gratis. Grazie. Idea. Allora, tolleranza per gli eretici meno 2. Missionary strength. Anti-Muslim edict. Ah, per gli Atheins meno 2. Sì, tutto sommato va anche bene. No, no, no. Perché, cioè, ora devo cambiare religione, quindi è un po' un casotto. Settembre. Allora, iniziamo a pagare il morale. Adesso possiamo. Posto che Jaunpur, ho letto Jalinar, mi sono preso male. Ho detto aiuto. Mi attacca. Dunque, qua va bene. Ah, eccoli qui. The States. Dunque, iniziamo con questa. Qua mi pare che per reclutare la gente ho bisogno, questo qua, di avere un tot di province. Cioè almeno una per reggimento. Visto che ho già un reggimento, mi serve due reggimenti e quindi due province. Quindi, senza saperne leggere né scrivere, ti do le uniche due province che posso darti. Fine, basta, finito. Grazie, quindi facciamo tutto. Facciamo così, facciamo così, 75, perfetto, e questo. Tu mi puoi dare solo i dindi, così non siamo in debito. Qua mi inchino, poi mi prendo il ministro, poi cambio la cosa, ma teniamo quella che mi dà più potere e mi prendo i punti. Ah, abbiamo fatto il giro, perfetto, ok, ci sei tu. Adesso aspettiamo l'inizio del mese e vediamo come gira. Tu sei in guerra con Doti e quello. Fammi vedere un po' come sono qua le alleanze. Avete fatto a scacchiera, ok. Tu sei alleato con questo, tu sei alleato con questo, tu sei alleato con questo e questo. Quindi te no co-belligeranza, perché sei alleato pure con quello lì. Con cui tra l'altro ora sei in guerra, quindi io potrei anche iniziare a fare un claim su Doti tra le altre cose. Vediamo un nuovo generale. Wow! 3 di assedio! Go 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 go! Perfetto! Diciamo al pistolino qua che deve starmi appiccicato, grazie. Aspettiamo l'inizio del mese e poi
attacchiamo con la potenza più potente che abbiamo. Perfetto, nessun cobelligerante così com'è. Tra l'altro, uno di manovra. Chissà se riusciamo a prenderlo. Allora. A parte che se tu vai qui, tu dove stai andando? Qua. Quindi ci posso andare anch'io. No. Questa cosa non ha molto senso. Vediamo di riuscire a prenderne qualcuno. Ok. Mi stiamo massacrando. Ho perso un po' di uomini però. Allora, andiamo qua su. Questo è già sotto assedio, quindi dovranno per forza andare di cosa andare lì. Questo è già sotto assedio, fantastico. Ah, non possono andare da nessuna parte. Allora, facciamo così. Devo fare sta qua i precedenti. Pensavo sarebbero tornati di lì. Vediamo qua com'è la questione. Cambia niente. Ok, andiamo a menare anche gli altri. Tanto però mi dai. No, non serve. Andiamo a prendere quelli lì e basta. Lì c'è il mio vassallo. Preso. A posto. Okidoki. Allora, andiamo di qua. Intanto facciamo anche spy network su di te. Dunque ragioniamo, perché se io ti dovessi, a parte che sei nepali, ma se io ti dovessi vassalizzare andrei in guerra con Doti e questo qui. Ma tanto vale fare il claim e attaccare, anche perché pure lui è nepali. O no? Comunque non abbiamo truppe nemiche. Quindi prima di prendere il debito, ho guardato il momento giusto, cavolo. Facciamo così. Perfetto. Qua no, aspettiamo, perché posso prendere istituzione, basta pagare. Vabbè, torna a casa da qui. Se non accetti però. Comunque è inutile che io stia qua a subire attrition. Stiamo qua. Pace bianca? Pace bianca? Pace subito su. Ok. Vai a fare l'assedio e basta. Cosa è successo? Ok. Tu mi dovrai dare tutti i tuoi soldi. Reps, trade power, anzi facciamo questo, no questo qua, meglio trade power, già caduto, grande, trade power, poi voglio che mi dai questo, questo,
7 di prestigio, dai, ci sta. Cioè, tutti i tuoi soldi sono questi, 5? Si è messo male, ragazzo. Quest'altro invece lo conquistiamo adesso. Perfetto, vieni qua e poi ci prepariamo ad attaccare Doti, che è alleato con questo qui, che è garantito da Deli. Quindi basta non metterlo con belligerante e iniziamo a spingerci un po' in là. Diventeremo una striscia, è importante assomigliare a una striscia. Va bene, aspettiamo. Dobbiamo accumulare delle mani. Mani. Potrei reclutarne un altro, ma adesso basta. Queste non le posso togliere. Ahi no. Cerchiamo di guadagnare il più possibile. Potremmo magari cambiarlo a un certo punto. Prestigio non sarebbe male. Ok, vediamo qua come va la questione. Si sta iniziando a diffondere. Ah ah! Aspetta, quindi questi qua sono gli eventi. Ma chi è che si prende il più 2? Chandra Gain. Chi è Chandra? Ah, sono il re attuale. Fantastico. Mi piace un botto. Potremmo anche giocare induisti a sto punto. Non abbiamo mai giocato da induisti, quindi una partita magari con Vajanagar ce la si fa, ragazzi, eh. È obbligatorio. Aspettiamo il prossimo mese e paghiamo questo. Embrace. Yes. Quanta roba dava sta tech, ragazzi? Wow. OP. Tra le altre cose, niente. Adesso abbiamo 6-3-3. Quindi dobbiamo assolutamente fare punti qua. Questi qua perché sono sempre bassi? Ah, perché sto mettendo questo. Infatti, ok. Perché dico questo? Perché voglio costruire gli edifici. Anche perché qua adesso abbiamo sta città qua che pompa come una maledetta. Ma senza edifici. Unrest. Vediamo come gira. Cioè se gira soprattutto questo qua. Ok, abbiamo gli zeloti. Fantastico. Cioè uno non dovrebbe essere felice, ma io sì. Allora, tu sei alleato con quello là. E tu devi dare il 3 power a me. E non so se devi dare i soldi. A chi gli dai i soldi se ti richiedono tutti? Boh, 10% ciascuno. Prestigio. Gorka perde il claim su Catacumbulus, che ci va assolutamente bene. Ok. Poi Gorka perde il core. Questo va meno bene. E lo cediamo al nostro amico. O se no questa cosa qua. No, 10 di prestigio, grazie. Adesso non è che il nostro vassallo si monta la testa improvvisamente.
Secondo me sarebbe necessario fare una bella cosa. Tu togliti. 88. Vediamo di quanto sale. Perché non so se dichiarare guerra fra poco o subito. Facciamo fra poco. Poi devo stare attento e sperare che non finisca mai. Tra l'altro scusa, eh. Questo ci mette 41, è ancora peggio. Si è azzerato? Beh, a parte che era già a zero, quindi non ha senso. Però è scomparso e ricomparso. Dunque, perché non ti mangi questo, carapanta? Qua c'è bisogno di iniziare a diventare più grossi tutti, eh. Tutti. Tempio. Bella. Integrate. E allora, possiamo formare il Nepal, ragazzi. Possiamo formare il Nepal. Cosa ne dite? 25 di prestigio. Ci pigliamo il permanent claim su Nepal Area, che tra l'altro... A saperlo giocavo meglio. Cioè, qual è il Nepal Area? Ce l'abbiamo già. Ok, poi su Basira Area. Cos'è questo? Questo. Ah, ok, quindi potevo pagare meno questo core. Poi vediamo un po'. Purtroppo, ragazzi, sta partita di sicuro non l'ho preparata come quella della Persia, dell'Etiopia. Questa zona qua pagheremo meno lì, vabbè. E quindi poi cos'è rimasto questo? E l'altro cos'è? I Malian Islands, che sono... Himalaya Islands. Queste, ah! Bello! Allora, attualmente noi abbiamo morale e speed, quindi non è male. Però io direi che è il momento, ragazzi. Formiamo il Nepal. Yes, please. Boom, baby! Innanzitutto siamo diventati super rossi. E questo è positivo. Poi adesso abbiamo Manpower Recovery Speed e Lens Force Limit. Ottimo. Il morale ce lo danno più avanti. Ma ciò significa che possiamo arrivare sino a 16. E 16 abbiamo, fantastico. Vieni qui. Quindi siamo appena diventati una potenza della natura. 90 addirittura. Comunque non ci paragone Vajaneta rispetto agli altri. Ok, vediamo se questo cambia un po' la questione da questo punto di vista. Siamo più forti di Jampur. E poco meno forti di Bengar, ragazzi, eh? Ok. Non sembra, ma cacchio. Non so come sia possibile, perché qua non è vera sta cosa. Forse conta anche la tech. Tech 5. Sono... Non mi odia più. No! Aspetta lì. Hanno tutti i punti di domanda perché non so chi sono. Cioè non sanno chi sono. Io con lui posso sposarmi, quasi quasi lo faccio, così sono sicuro che non mi attacca. E se vogliamo attaccarlo lo metto come rivale. Questa è una guerra interessante nel nord. Alleato con Ava e quello là. Tu invece sei alleato con questi. Questa è una guerra interessante. Mentre i miei permanent claim quali sono, amico? Dimmeli. Bam! Quindi abbiamo tutta la striscia di qui. Io direi di attaccare Doti e poi attaccare immediatamente qua. Anzi, Doti possiamo farlo anche dopo. Andiamo direttamente lì sopra. Ovviamente lui non mi vuole sposare, ma non può neanche attaccarmi. Ah, t'ho fottuto.
fottuto adesso. Sì, sta zona fa letteralmente schifo, ma ci possiamo fare abbastanza poco, devo dire la verità. Prepariamoci ad attaccare questo, dai. Allora, praticamente entriamo in guerra con questi qui. Vediamo un po' chi ci aiuta. Entrerebbe solo... Allora, dei miei non mi aiuta nessuno. Tu perché? La trust e abbiamo la diplomatica reputation bassa. Però chi se ne frega. Sì, è il momento di attaccare. Cioè, Charm non entra, raga. Bisogna farlo subito. Facciamo passare un paio di mesi. Perché mi ha interrotto la conversione? Ok. Fantastico. Perché purtroppo abbiamo tutto della religione sbagliata. Per infatti forse conviene anche conquistare questi, così ce li facciamo convertire dei ribelli. No, entra. Vediamo un po' cosa succede. Questi scendono a 36, scende l'influenza. Sono quelli con le truppe questi? Non ricordo mai. Sì. Fino all'88 sono tanti anni. No, siamo così. Non mi interessa. Un regalo! Grazie. Mi vuoi così tanto bene? Potremmo buttarci innanzitutto su questo di qua, però. Attaccando questo. Perché mi sa che stai vincendo tu, dire la verità. Per ora impari. Dai, ci salutiamo qua, ragazzi. Vediamo nel prossimo episodio cosa ne viene fuori, perché abbiamo un po' di scelte ora. Tu potresti iniziare a pensare, no, meno 57, o rompiamo l'alleanza a un certo punto quando non c'è più il matrimonio e poi ti attaccheremo e basta. Invece per quanto riguarda U e Guge dovremmo riuscire ad attaccarli fra poco, così come Doti, tra l'altro ci costerà anche meno punti e dovremmo iniziare a conquistare un po' tutto. Adesso perdiamo soldi, ma qua addirittura guadagniamo un ducato intero dal trade. Sì, dobbiamo mangiarci il prima possibile tutti questi e cercare di buttarci in cima anche alla cosa qua tibetana, perché in questo modo poi iniziamo a essere un attimino più importanti anche a livello di truppe, perché effettivamente questi numeri qua non sono brutti, eh? Cioè, insomma, non è male. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo al prossimo episodio. GG a tutti.